Ciao. Esce adesso dalla prova scritta, seconda prova scritta di traduzione del greco dal liceo classico Alessandro Volta. Come è andata? Sei provato? Sì, sono provato perché il greco, vabbè, è una traduzione difficile, però penso di aver fatto una buona prova perché sono stato sicuro di quello che ho scritto. Abbastanza pesante, soprattutto nella parte finale, che era un po' incomprensibile. Però diciamo che ce la siamo cavata. Era difficile il testo perché era di Aristotele. E non era facilissima, poteva essere molto peggio, però sì, c'erano dei pezzi che erano abbastanza problematici, di certo non semplice comunque. Abbiamo avuto una brava prof che quindi ci ha dato delle basi solide per poter affrontare nel modo migliore questa prova. Finalmente l'ultima prova di greco, poi basta. Data spero bene, speriamo che sia clemente un po' la prof, però rispetto a quelle delle altre di quest'anno che ho fatto mi sembrava non troppo complicata. Ecco, ma Aristotele che autore è difficile da tradurre? Ma non è molto tecnico, è molto filosofico, giusto appunto, per cui a volte un po' i termini cambiano rispetto a quelli del vocabolario, comunque bisogna andare a ricercare dei termini più specifici, però non è poi così male. Il professore ha detto che sono 30 anni che non lo danno più perché è molto difficile. Quanto era lunga questa versione? Più o meno sulle 15 righe. Ti vediamo con due vocabolari addirittura, come mai due? Perché oltre a quello di greco è indispensabile per la traduzione, anche quello di italiano per la resa italiana corretta sembrava necessario portare. Comunque devo ammettere che siamo stati aiutati con qualche indizio nascosto dai professori. Ma dopo questa maturità cosa ti piacerebbe fare? Beh, allora, innanzitutto me ne vado in vacanza e mi riposo per tutto questo sforzo che ho fatto. Però vorrei iscrivermi in ingegneria. È strano che uno dopo aver fatto il liceo classico ci scriva in ingegneria, però penso che sia comunque utile questa scuola mia. Con che voto ti aspetti di uscire definitivo? Ma allora, io spero il più possibile, però minimo? Minimo 80. Poi... Ok, quindi speri nel 100, diciamo. Sì. E dopo il voto di maturità che cosa vuoi fare? Ma prima di tutto le vacanze e poi penso interpretariato e traduzione, però non so ancora dove. Ma non di greco? Assolutamente no. Io mi aspetto di uscire più che con cosa. Mi va bene qualsiasi voto, non è che ho grandi pretese. Certo, mi piacerebbe un 70, però non disdegno il 60 assolutamente. E invece dopo il liceo che cosa vorresti fare? Università? Mi piacerebbe seguire una facoltà di marketing. Spero 70 o qualcosa di più, ma vedremo. Com'è andata la versione? Ma credo bene, nel senso che non ho mai avuto grossi problemi in greco, quindi ho iniziato subito a tradurre. Dopo 2 ore e mezza avevo già finito, mi sono dedicato quindi subito alla resa in bell'italiano, diciamo. Oh, vuoi intraprendere l'università? Sì, sicuramente. Ero orientato su un indirizzo economico. Dove questa scuola? Questa scuola? Seconda prova scritta, tu che prova hai fatto? Noi abbiamo fatto il tema in lingua, la lingua che ho scelto è stata francese. Una traccia di carattere generale sulle smart city, cioè queste città intelligenti, qualche soluzione come fare ad avere queste smart city. I tuoi compagni come ti sembravano, in difficoltà? No, neanche troppo. Le tracce anche di letteratura sia inglese che francese sembravano abbastanza buone. C'era un testo di Camus di francese e una poesia di inglese che però non so neanche il titolo. Matematica? Abbastanza male, però poteva andare peggio. Studio di funzione sì, calcolo combinatorio nei quesiti, probabilità e statistica. Con che voto ti aspetti di uscire dal liceo? Spero tra il 70 e l'80. Ciao! Seconda prova scritta, che prova hai fatto? Ho fatto inglese perché sono al linguistico e ho fatto l'analisi di testo letterario. Che testo era? Era una poesia di Robert Frost sulla strada non presa, che affronta il tema della scelta. Come ti sembra di averlo eseguito? Spero di averlo eseguito bene. C'è una mia compagna che mi ha fatto venire un dubbio proprio all'ultimo minuto, però penso di aver fatto l'interpretazione più corretta. Spero di averla fatta. Con cosa ti aspetti di uscire da questa maturità?
Io vorrei uscire almeno con 70, spero di più però. E dopo? E dopo penso di andare a fare l'interprete. Matematico, ho fatto il primo problema e 5 quesiti, così. Non riesco tanto a capire adesso. Ma come credi di averlo fatto così, a sensazione? Ma dovrebbe essere andato bene, a parte l'ultimo punto del primo problema. Era un po' quello problematico. E i tuoi compagni come ti sembravano? In difficoltà? E un po' sì, alcuni erano un po' in difficoltà. Ho visto una ragazza uscire prima, sentivo che stava male, però non lo so cosa sia successo. Dopo il liceo cosa vorresti fare? Ma Politecnico, Milano-Torino, non lo so. Ingegneria energetica Milano. Ciao, com'è andata la seconda prova scritta al liceo Giovi? Bene, speriamo bene perché era abbastanza complicata. La prima parte, il problema, il primo era un po' così così. La prima parte era fattibile, mentre la seconda un po' meno. Per i quesiti non erano troppo difficili, perché visto che bisognava farli 5, alla fine 5 su 10 si potevano fare. Qualcuno è stato sorpreso a copiare? No, per fortuna no. Ma si riusciva a copiare? E allora, in alcuni punti sì, visto che qualcuno ogni tanto passava avanti e indietro, quindi appena si girava, però c'erano occhi dappertutto. Insomma, non era quel suggerimento, quella scopiazzatura che poteva fare la differenza? No, assolutamente no.